Il vice sindaco Rosa Della Cecca, l'assessore con delega al turismo e alla cultura Filippo Tranquilli, quello alla sanità Simone Diotallevi, alle politiche sociali e ai servizi cimiteriali Giorgio Falcioni, inoltre Vittoria Lettieri che si occupa di servizi educativi, il referente del verde pubblico è Florindo Piccini, mentre Lucio Signoretti si è visto assegnare le deleghe al bilancio e ai tributi. Sono loro i componenti della nuova giunta presentata dal sindaco di Fano Città del Carnevale Luciano Cecchini. Il presidente dell'ente carnevalesca ha ricevuto ieri sia la fascia tricolore che le chiavi della città, a simboleggiare il fatto che fino a martedì prossimo cessano tutte le attività amministrative per lasciare spazio alla festa. Ovviamente salvo imprevisti e esigenze dei cittadini, come specificato dal presidente del Consiglio Comunale Minardi. Proprio ieri pomeriggio Cecchini aveva annunciato la nascita di una giunta formata dagli amici del carnevale e ognuno di loro ha già annunciato quali saranno le migliorie da fare. Dunque lei è addirittura anche vice sindaco, che cosa farà per la città? Io farò tanto robelli, dirò sì ma tutti, tutto quel che manda va bene, fate tutto quel che volete, basta che vi volete bene, ecco, questo, e viva il carnevale poi soprattutto, soprattutto quello, ecco. Ciao belli! C'è invece chi vuole ripristinare il diritto al gioco abrogato dalla Regione Marche e collegare i punti culturali della città grazie ad un tunnel che dall'ex caserma Paolini conduce alla Memo, alla Federiciana e al Teatro della Fortuna, su cui proiettare le bellezze della città in 3D, ma non solo. Costituirò un comitato permanente 24 ore su 24 di accoglienza dei turisti. E la sede sarà appunto davanti alla statua di Cesare Ottaviano Augusto, dove il comitato, oltre che ad accogliere in maniera molto gradevole, allegra le persone che vengono a visitare la città, offriranno bianchello del Metauro, pesce azzurro, cavolfiore tardivo di Fano, perché è importantissimo, un ortaggio dimenticato ma meraviglioso, e brodetto, e moretta per finire naturalmente. Questo. E poi avranno a disposizione le persone che li accompagneranno in giro per la città. Lei addirittura ha contattato il ministro della difesa americano? Sì. Perché sono in buoni rapporti, abbiamo chiesto alla Porteri, ci manda la USS Enterprise, che è la più grande Porteri del mondo, che noi collocheremo fra Fano e Pesaro, più verso Fano per la Pesa, dove noi posizioneremo l'ospedale. Noi posizioneremo l'ospedale sulla Porteri, i parcheggi sul ponte, senza strisce blu, che vuol dire a gratis. Poi oltretutto organizzeremo un carnevale nel ponte più largo, dove faremo il lancio di ricette con un percorso agevolato per le visite specialistiche, quindi un lancio per chi ha bisogno, prendi una ricetta e passi avanti, diciamo. Nel suo assessorato ha detto che ti racconto soprattutto degli anziani. Ah, beh, quello certo, sì, avevo pensato mio cugino, perché è molto ambientato con la mia delle, e far venire sì delle ragazze dell'est, in minigonna, e fare questo servizio di assistenza domiciliare integrata, mandando queste ragazze a casa per risvegliare i muscoli degli anziani. Ecco, Garantire la pace, anzi datevi tutti scambiatevi tutti un segno di pace, pace anche a lei, pace. E poi anche la... scusi, la memoria e poi anche la legalità, la partecipazione, insomma dire, fare, baciare, lettere e testamento, grazie. Lei ha pensato addirittura all'esenzione delle tasse? Esatto, secondo il programma più soldi, meno tasse, esenzione di tutte le tasse comunali e nazionali e riattivazione della nuova moneta del comune di Fano e il carnevalone, nel rapporto di cambio 1 euro, 10 carnevalon, da Xifanese ci avranno tutti i quadrini delle sacocce. Lei per quanto riguarda il verde pubblico, invece, visto che è un problema importante a Fano? Il problema del verde pubblico è un problema importantissimo, ma il problema non si pone perché il verde pubblico non c'è. Noi abbiamo i passeggi, due corridoi lunghissimi, che a cosa servono? Ci sono solo due filetti d'erba, neanche. Lì conviene dare un diserbante per me, togliere il tutto e fare un bel parcheggio per i fanesi, un parcheggio libero che non costi niente ed è una bellissima cosa. Lamentarsi sarà quello delle oche, perché loro d'altra parte Portin ci avranno un po' di confusione, ma se la segneranno anche loro, tutto qui.
Sindaco, oggi è un momento molto importante, ha presentato la sua giunta, però lei si è tenuto una delega, quale? Sì, mi sono tenuto appunto la delega del Carnevale, Fano Città del Carnevale, e come avete già sentito, come prima mi sono espresso, ho già chiesto di stanziare 1,5 milioni d'euro per la manifestazione, rimarrà in piedi 12 mesi all'anno, quindi tutta Fano parlerà di Carnevale per 12 mesi, faremo un nuovo sampodromo al mare, ricostruendo tutta Viale Ruggeri giù fino alla foce del Metauro, sposteremo per non avere rumori inutili e attraversamenti difficili la ferrovia portandola come tangenziale all'autostrada, questo chiaramente è tutto per pianificare l'uscita e l'entrata dei carri dai nuovi hangar. Ma mi scusi, a chi il Carnevale non piace? Abbiamo pensato anche a quelli, difatti organizzeremo pullman o bus navetta, chiamateli come volete, per trasferire coloro che non amano il Carnevale da e per l'Eramo di Monte Giove. Buon Carnevale a tutti!